bisogno di mettere una cosa, però è ancora in ordine, e allora o lo si porta nei negozi dell'usato solidale oppure li si porta, si può barattare. Che cosa si baratta in genere? Questo, questo abito, ad esempio, è uno. Abiti, libri, tantissimo, e quest'anno abbiamo anche raddoppiato perché c'è la possibilità di barattarli, e lì ci sarà una libreria che viene costruita apposta da un nostro volontario con libri, e poi facciamo anche uno spazio book crossing, per cui la liberazione dei libri, uno li porta e li lascia, e poi l'idea è proprio di non tenere a casa le cose di accumulate, e poi tantissimi giochi per i bambini, giochi e abiti per i bambini piccoli, tantissimi. Peluche alla fine, purtroppo era tarato e poi cercano anche di lasciare. Alla fine io ho sempre nella mia casa 4 sacchi di peluche, che di solito porto su. I figli hanno passato le case. No, queste okay. È obbligatorio, io diciamo così, avere qualcosa da barattare. No, no, però per partecipare al baratto, uno può, tra l'altro ecco una cosa che non abbiamo detto, molto che abbiamo fatto nuovo in questo spazio, proprio che è uno spazio bello, è lo spazio artisti, e lì ci sono alcune opere che ha portato una signora di Milano, Gritz, ma ne arriveranno parecchi altri, uno più interessante dell'altro. Faremo, è proprio stato studiato l'allestimento con Milly Gelmendi, che ha dato una mano, e per cui in ogni nicchia ci sarà qualcosa di particolare. Anche Garabombo parteciperà con i mobili della Si può fare, e farà un servizio caffetteria, diremo di portare tanto te caldo, considerato un freschino. Vin brulé, no? Vin brulé, secondo me. Vin bratto, ho chiesto. No, però in baratto bisogna avere cose da barattare per poter. Certo, sì, se si vuole partecipare al baratto, sì. Noi non regaliamo le cose, non è questo. Ne vendiamo. E l'idea è, vabbè, che uno porti un massimo, come idea, 10 oggetti, ci sarà uno spazio accettazione perché arrivano le persone, ci sarà qualcuno che le vede perché poi magari qualcuno non guarda con attenzione, insomma devono essere proprio in ordine, è una cosa che noi metteremo, non porto per lasciare. E poi vengono dati dei gettoni e poi si possono prendere cose in qualunque dei tre spazi, uno porta un abito, uno prende un po'. Porta un gioco, può prendere uno. E questa è l'idea della circolarità che del manifesto, no? Un gioco, un abito, un libro, cioè uno può, e non è il valore economico, proprio perché c'è lo spazio dell'accettazione, c'è proprio un gettone. Grazie.